Rieccoci in studio, diamo il benvenuto al nostro ospite di oggi, Salvatore Saglimbeni, l'ingegnere Energy Manager del Comune di Messina. Grazie per essere con noi, Grazie a benvenuto nei voi. nostri studi. Affrontiamo il tema importante della pubblica illuminazione di Messina, tema che nasconde varie insidie, per così dire. Nei mesi scorsi abbiamo parlato anche ampiamente del fenomeno dei furti di rame ampiamente diffuso a Messina e delle difficoltà che questo originava, per esempio, a Villa Dante, ma non solo. Diciamo un po' da qui a che punto questo problema è diciamo, in via di soluzione, c'è una ripresa oppure i furti continuano nonostante i provvedimenti da voi adottati? Diciamo che abbiamo subito nell'anno precedente un'ondata imponente di furti di grande dimensione, di grande importanza, con un'estensione di aree interessate estremamente ampia. In questo momento registriamo sostanzialmente una recrudescenza del fenomeno, per fortuna, anche perché le difficoltà gestionali non mancano, non le nascondiamo certamente. Dunque, Abbiamo ripristinato già quasi tutto quello che era stato rubato, adottando tecniche che, come avete visto voi in città, comportano la messa in opera di cavi aerei che non sono il massimo dell'estetica, ma sono un'ottima soluzione, soprattutto in aree periferiche. ecco, è antiestetica ma necessaria. È stata adottata nella zona dello svincolo di San Filippo, stiamo per vedere le immagini, dove insomma, il risultato ottenuto è piuttosto modesto dal punto di vista estetico, non c'è un'altra soluzione sostanzialmente. Assolutamente sì, diciamo, siamo contenti che il risultato estetico non sia un ottimo, però nelle aree periferiche prive di controllo e più facili, più esposte agli atti vandalici, questo è una necessità, quindi si fa di necessità virtù. Stiamo adottando anche altre tecniche e le stiamo verificando sul campo perché è una problematica, diciamo, abbastanza recente. Stiamo provvedendo a rinfilare i cavi nei cavidotti e adottare dei sistemi di protezione e di antifurto che impediranno lo sfilamento di questi cavi. Resta fermo il fatto che la soluzione del problema passa dal controllo del sistema di riciclaggio di questi materiali rubati. Ecco, c'è un affare importante, no? Il rame viene definito oro rosso, non a caso, che va poi sulle tasche, no, dei messinesi, che peraltro non sembrano denunciare molto. Qualche tempo fa lei mi diceva che per esempio nella zona di Via Palermo hanno estratto circa 3 km, di cavi, parliamo di un anno e mezzo fa, se non Molti di ricordo più. male, molti di più. Ecco, com'è possibile che si tirino fuori dai tombini, tutti quei chilometri di cavi senza che nessuno veda nulla? Questa è una bellissima domanda a cui non ho una risposta perché sinceramente asportati a Via Palermo sono stati circa 7.000 metri di cavi, Quindi 7 chilometri di 7 cavi. chilometri di cavi che non corrispondono a 7 km di strada perché naturalmente dentro un cavidotto passano più cavi, quindi noi abbiamo 6-8 cavi, Sì. quindi saranno 1 km, però se pensiamo allo svincolo di San Filippo, dico uno svincolo autostradale dove sono stati asportati sistematicamente tutti i cavi. E Ecco. perciò, da questo punto di vista, c'è un'assenza totale di attenzione da parte dei Ecco, cittadini. possiamo, può essere utile dire ai cittadini come identificare un operaio, un addetto alle manutenzioni del servizio di pubblica illuminazione in maniera certa, no? Se si vede una persona che lavora, quali caratteri identificativi può avere, no? Per essere sicuri che non sia una persona che sta rubando? Allora, noi abbiamo un'idea ben chiara di come avvengano materialmente i furti. Diciamo che il furto avviene in due parti, non sto a spiegare i dettagli, onde non insegnarli a chi non, magari ancora non li sa, però il concetto è questo, i nostri operai sono assolutamente identificati dai mezzi che riportano il logo del Comune Messina, il servizio di pubblica illuminazione, le tute con la scritta dell'impresa che ha l'appalto. Quindi sono assolutamente identificabili. Diversamente chi opera in quel settore cerca di farlo in maniera
veloce, fa degli interventi piccoli giusto per non farsi accorgere di quello che fa e poi prelevare di notte questi cavi. Quindi l'invito è quello comunque di denunciare anche al sospetto. Al sospetto, diciamo, anche al sospetto. E stavamo vedendo poco fa, e adesso le rivedremo, le immagini di un rione di Messina che è San Michele. Le immagini che abbiamo visto fanno riferimento a un periodo nel quale c'era la richiesta di pubblica illuminazione particolarmente carente. Questo è il torrente San Michele, quello che vediamo nelle immagini. E volevo toccare con lei questo tema perché abbiamo ricevuto delle segnalazioni dalla zona. L'area di San Michele, a parte che comunque è sostanzialmente al buio quasi, comunque l'illuminazione è poca, ma la pubblica illuminazione è collocata, ci hanno segnalato l'ingegnere Salimbeni, non è stata collocata bene, nel senso non illumina il torrente ma illumina in qualche modo altre zone che forse non avrebbero tutta questa necessità di illuminazione perché aree private. Allora, siccome il torrente bisogna attraversarlo, perché ci sono lì anche delle attività commerciali autorizzate, delle case che ovviamente non sono abusive, come risolvere il problema se è possibile? La vicenda di San Michele, che non so se lei ricorderà, nasce dalle ordinanze emesse dall'ingegnere capo del genio civile, dal precedente ingegnere capo del genio civile, che attenzionò l'ingegnere Sciacca, che attenzionò il problema che i torrenti non sono aree viabili, non sono strade, e quindi intimò all'amministrazione comunale di eliminare ogni elemento che potesse indurre in errore, in un errato utilizzo del torrente come strada. Questo viene anche da una vicenda piuttosto tragica che riguardò la famiglia Carità, un processo che è stato celebrato a Messina. Nella fattispecie il torrente San Michele, che è stato il primo dei torrenti attenzionati dall'amministrazione e quindi anche dall'ufficio che ho l'onere di dirigere, abbiamo eliminato la pubblica illuminazione che illuminava quel attraversamento diciamo a raso del torrente che collega la zona l'argine sinistro con la strada comune. Motivo proprio per quello che il genio civile ci intimò con ordinanze, specifiche ordinanze, furono emesse 109 ordinanze che riguardano tutta la città. Chiaramente in questo caso non è sua la responsabilità, però se in quella zona si vive, si lavora, si abita, e poi come si va a trattare il torrente come se non fosse una zona? Questo è il punto, il problema nasce dall'aver individuato il piano regolatore un'area di insediamento abitativo priva di collegamenti alla viabilità pubblica. Il problema di San Michele si risolverà nel momento in cui si realizzerà un attraversamento stabile con un ponticello, con attraversamento sicuro che sarà illuminato come anche in altre zone della città, San Filippo, gli altri torrenti, l'Arderia, eccetera, eccetera. Però diciamo che per sistemare questa pubblica illuminazione si attende la realizzazione di un progetto di messa in sicurezza, altrimenti le lampade, insomma, facciamoci capire da chi ci ascolta, rimangono posizionate in quella direzione? Assolutamente così, quella è una soluzione di compromesso che venne elaborata a un tavolo tecnico, considerando che l'ingegnere capo del genio civile all'epoca mantenne la posizione assunta del fatto che il torrente non potesse essere illuminato e i cittadini chiedevano comunque di avere un minimo di illuminazione. Insomma, non è certamente capolavoro, non è una soluzione. Bene. Speriamo che la situazione possa mutare, magari seguiremo la vicenda, ma parliamo anche di evoluzione, di quello che si muove in positivo. Il patto dei sindaci per utilizzare delle fonti migliori, no? Per illuminare anche le città più ecosostenibili, diciamo così, non so se il termine è adeguato, me lo dirà lei, era stato presentato qualche tempo fa, che punto è? Allora, fonti che potessero essere riciclate, no? Fonti di illuminazione riciclate. Sostanzialmente il patto dei sindaci è questo movimento a livello europeo con cui le città aderiscono a quei principi del protocollo di Kyoto di abbattimento dell'inquinamento dovuto dai gas a effetto serra, soprattutto sostanzialmente il CO2, quindi l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta da fonti fossili.
in pratica possiamo dire che il piano che è stato adottato dal Comune di Messina nel gennaio è già stato approvato dalla Comunità Europea. Siamo ufficialmente entrati nel patto dei sindaci a pieno titolo. E già ci stiamo muovendo per adempiere agli obblighi che discendono dall'aver adottato il patto, che significa andare verso fonti meno inquinanti, meno che consumano di meno, o andare a fonti rinnovabili come produzione. Proprio per questo sono stati avviati tutta una serie di progetti che ora riguarderanno tutte le ville comunali, riguarderà il centro urbano, il centro cittadino a monte e a valle della via Garibaldi, tra la via La Farina e la Cesare Battisti, la Tommaso Cannizzaro e la Santa Cecilia, con una riconversione degli impianti con lampade LED. E saranno fatte tutte le ville, Sabin, la Villa Mazzini e anche Viale San Martino, la parte terminale, quella prima di Villa Dante, sarà tutta riqualificata a LED. Saranno fatti altri impianti, quello della via Palermo lo stiamo completando a LED. Sono in fase di appalto 8 impianti fotovoltaici sulle scuole di Messina per complessivi 200 kWh di picco, quindi circa 300.000 kWh di produzione annua. E questo consentirà un risparmio poi importante in prospettiva? Questo corrisponde poi a un risparmio sia economico sia ambientale, perché significa meno CO2 immessa in atmosfera. Bene, noi aspettiamo con ansia, diciamo così, il progetto di Villa Dante per la pubblica illuminazione, no? Che è un po' una nota dolente, perché è il parco, diciamo, urbano più grande della città ed è al buio a causa dei ladri. Speriamo che il Comune dia una risposta in tempi brevissimi. Un progetto, insomma, che sia misura di ladro, purtroppo bisogna difendersi anche da questo, no? I ritardi poi sono originati da questo, no? Assolutamente sì, è assolutamente necessario riqualificare Villa Dante, anche secondo me, a livello personale, esprimo un'opinione, trovare un modello gestionale nuovo per Villa Dante. Grazie all'ingegnere Salimbeni per la sua presenza qui oggi. Grazie all'Energy Manager del Comune di Messina.